Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video, bentornati al canale. Che dire, oggi purtroppo è l'ultimo giorno di Alphaland. So che è solamente il secondo video, ho filmato altri allenamenti, quindi probabilmente ci saranno ancora altri due video in cui sono ad Alphaland. Però per me, che sto filmando adesso, è l'ultimo giorno e è un peccato perché Alphaland è veramente la palestra più bella del mondo. Il vibe, l'environment, il feeling, spero che ce l'ho fatta anche con lo scorso video, tipo farlo trasparire, ma è semplicemente stupendo per chi ama la palestra tipo me, per chi vuole usarla sempre ogni giorno e spingersi e trovarsi in un, diciamo, circondati da gente che vogliono fare la stessa cosa, che lo prendono così seriamente. È la palestra migliore del mondo e quindi mi dispiace un sacco che oggi è veramente l'ultimo giorno, però ce lo dobbiamo godere al massimo. Volevo poi ringraziarvi veramente tutti per i commenti sotto l'ultimo video. Regà, non prendo niente di tutto ciò per scontato, e il fatto che io ho messo una clip in cui dicevo proprio che non mi frega un cavolo delle views, mi interessa molto di più i commenti e i like. Per noi possiamo pure prendere 1000 views, però se ognuno di quelle 1000 persone, se ognuno di voi tipo commenta, lascia un like, io, quello è quello che mi interessa, perché alla fine mi fate venire voglia di continuare a fare video. Altrimenti ogni tanto alla fine lo faccio da 5-6 anni, quindi a volte dico vabbè sti cavoli, non prendo la telecamera. Invece so che magari un video può comunque impattarvi o comunque darvi quei 10 minuti di pausa dalla vostra vita, dalla vostra giornata, e quindi lo voglio fare. Quindi grazie di cuore di tutti i commenti, ve li leggo tutti, provo a rispondere il più possibile e niente, entriamo dentro, ci becchiamo con i boys oggi. Ci abbiamo un bel po' di cose da fare, è l'ultimo giorno, però io devo filmare questo video, dobbiamo filmare il workout, dobbiamo fare le promo di una brand che io ancora non vi ho parlato, magari alcuni di voi l'hanno già visto e colto dai video di Danny. Si chiama Brotherhood, vi parlerò meglio del perché ho deciso di fare questo nuovo brand. Se volete intanto seguire la pagina, la metto qua su Instagram. E poi dobbiamo ovviamente tornare a casa, pulire tutta la casa, pack up letteralmente, perché partiamo domani mattina molto presto, quindi dobbiamo fare tutte le valigie e partiamo. Andiamo in un'ultima location prima di tornare, siamo in America ancora 2 giorni, non so se filmerò nella prossima location, forse ci facciamo semplicemente un'ultima serata tra i boys, me, Danny e Sammy. Se invece ci andrà invece di fare un video magari diverso, lo faremo. Intanto guardate che bomba veramente di casa, ovunque intorno a downtown case del genere costano pochissimo relativamente all'Italia, e infatti noi abbiamo preso qua per 2 settimane anche la macchina, e diciamo siamo rientrati nel budget che mi ero messo, che era importantissimo. E questa è una cosa che vi voglio dire: sì, siamo venuti in America per goderci il viaggio e divertirci, ma ricordate sempre ragazzi, tipo, state attenti a come spendete i vostri soldi. Pensate sempre se quando fate un acquisto è un acquisto per piacere, che ci può stare, o se è un investimento. E per me, in questo momento della mia vita, dato che per me riuscire a reinvestire tutto per Kaizen e per tutto il resto che faccio è la mia priorità, perché voglio costruire qualcosa di importante, la priorità è vedere ogni cosa come un investimento. Quindi per me siamo venuti qua, ce lo siamo goduti un sacco, però è sempre un investimento. Ah, e comunque, se non l'avevate ancora capito, Brotherhood è questo qui. Coming soon. Boys, are we ready to go? Yes sir. Yeah baby. Ragazzi, che ne pensate che è l'ultimo giorno ad Alphaland? Beh bro, come vedi siamo tutti e 2 depressi sul carro. Tutti depressi. Non ce ne vogliamo andare. Dobbiamo sfruttare bene questa giornata. Allora, andiamo. Mi sto bevendo la Ghost, che in realtà è di Sammy, Sour Watermelon, è una energy drink. A parte, guardate il packaging che è ficata, ma è pure buonissimo. Abbiamo fatto una passeggiata insieme a Danny stamattina, siamo usciti, che altrimenti non camminiamo quasi mai. Ora mi sto bevendo questo, non ho ancora mangiato niente. Magari oggi vi faccio pure un mezzo full day of eating, quindi vi faccio vedere tutto quello che mangio. E come vedete, siamo tutti belli morti. Mi sa che mi odiano. Siamo in macchina, ragazzi. Siamo tutti tristi, i boys sono tristi. Perché sei triste, Danny? Ora voglio andare ad Alphaland in realtà. Cioè, è perché non sono ad Alphaland in questo momento per qualche cosa. Però una volta che ci arriviamo, spacchiamo. Yes, sir. Yeah. Scusate. Ragazzi,
sono nel parcheggio Alphaland e mi direte: ma Gi, perché nel parcheggio Alphaland? Perché guardate la cura dei dettagli, che secondo me è una cosa fondamentale per costruire tipo dei bei brands che rimangono, e c'è solo da imparare. Alphaland dappertutto, sui cartelloni là all'entrata Enti c'è un bellissimo logo col mappamondo che dice tipo Alphaid Athletics Established 2015, e poi vi faccio vedere, ci stanno delle panchine, ma mo ci arriviamo. Ecco quello che vi dicevo, letteralmente le panchine con inciso sopra Alphaland. E poi vabbè, un'entrata della Madonna, fenomenale, che entrata. Adesso mi faccio come prima cosa nella giornata una Anaboa, sono buonissime, molto simili alle barrette White Chocolate di Putski, mi mangerei quelle. In realtà le ho finite, e anche perché mi ho dato un bel po' a Danny, che mi piace tantissimo. Su Putski potete fare un ordine con il mio codice Giulio o Muscoli a Vita o Muscoli a Vita FSG, e vi apprezzo un sacco, cioè 15% di sconto su un sacco di cose, le proteine, barrette White Chocolate, sono buonissime, la creatina, eccetera, eccetera. Adesso mi mangio questo, poi facciamo lo shoot per Brotherhood insieme ai boys e poi finalmente ci avviniamo. Ragazzi, allora, dato che nell'ultimo video vi è piaciuto molto, a me è piaciuto molto farlo piuttosto raw, facciamo la stessa cosa oggi, quindi per ogni esercizio vi spiego quello che facciamo, vi facciamo vedere una test di lavoro, quindi vediamo quanto mi spingo vicino al cedimento. Oggi facciamo un shoulder and arm workout, non vedo l'ora, Danny sta già là, quindi... Ragazzi, primo esercizio di oggi, iniziamo con una shoulder press, quindi alzata verticale. Facciamo 3 serie di questa, ho messo 30 kg a lato. Gli altri movimenti faccio attenzione a controllare e andare molto lento. Qua faccio questo controllo, sento un contatto che non mi piace a livello scapolare, quindi qua invece di controllare e andare molto lento controllo, ma vado un po' più rapidamente. Vediamo quante rep facciamo, arriviamo al reel zero, quindi mi fermo appena prima di cedere. Adesso possiamo fare alzate laterali, faremo 5-6 serie. Io ho scelto in realtà un peso abbastanza leggero, perché qualsiasi alzata laterale io preferisco che ci sia una buona connessione mente-muscolo e un buon controllo. Io quindi ho preso questi da 20 pounds che saranno 8-9 kg più o meno, e andiamo a fare movimenti bene controllati. Le ripetizioni non mi frega, mi frega arrivare al cedimento e oltre con delle parziali. Alla fine questo è quello che sto facendo adesso, che mi sta aiutando a far crescere le spalle. E anche in termini di dove li porto, sia la presa che dove porto il braccio in relazione al corpo, quindi se più davanti diagonalmente, un po' più laterale, e tutto letteralmente come lo sento di più al dettaglio laterale. Thank you.
l'allenamento, ho fatto dopo i due di tricipiti, due di bicipiti, ho fatto il primo che era il clean bar al cavo, il secondo invece ho fatto qua tre serie di manubri hammer, quindi il primo era leggermente più inclinato al corso, che va a colpire un po' di più il bicipite, e personalmente lo sentivo di più portando quasi un po' così il braccio, quindi quasi facendo un po' di pressione con la spalla pure, che comunque è una funzione del bicipite, non è primaria, però è una sua funzione. Finito, sono morto, mi mancherà Alfa, mi mancherà. Appena finito l'allenamento mi sono bello distrutto, ovviamente post workout si deve mangiare, we're back nella mia stanza preferita, dietro vedete Alpha Eats, che è ovviamente il loro ristorantino, un baretto qua dentro Alpha, ovviamente è un oasi del fitness ed è fighissimo. Guardate che cosa mi sono preso, questo era uno dei pasti già preparati, quindi praticamente vendono anche i pasti preparati e vendono anche qualsiasi cosa tu voglia fare, bowl, costruire la tua bowl, col pollo, il riso, eccetera, quindi ottimo. Sono d'accordo con lui. Sì, sì. Gigi ha proprio ragione. Oggi Danny sta facendo full day, no, nemmeno full day, stavo per dire full day of eating, full day of carro. Si sta letteralmente mangiando di tutto, e però noi invece, dato che dieta flessibile, ogni giorno mi permetto un dessert, non ho bisogno di fare un mega cheat day come sta facendo lui. Questo sembra buonissimo, macinato, sweet potatoes, broccoli. Niente, mangio qua il pasto, veramente è un peccato, siamo stati qua già 10 giorni e alla fine ho filmato solo 2-3 video qua, però ragazzi me la sono goduto al 100%, mi sono allenato moltissimo, una bestia, e spero che lo capiate, volevo tipo godermi le giornate qua, quando filmo non è che non me le godo, però sto pensando a filmare, invece volevo proprio vivere al 100%, quindi spero che comunque 2-3 video che ci ho fatto fare vi stiano piacendo, vi siano piaciuti, e vi sia piaciuta in generale tutta la serie in America, e grazie di cuore dei commenti, vi ringrazio un sacco, vi ringrazio tutti, grazie mille. Back at home, sto indossando il pigiama, quando metto questo lo sapete che c'ho il pigiama, ma vi volevo far vedere il devasto che ha creato Danny e che creerà. Sì, chi è che sta mangiando tutta questa cosa? Guardate che roba si è preso come dessert oggi. Ci abbiamo donuts, brownies decadenti, cupcakes che sembrano deliziosi, cheesecake, io un po' di uva, quella panna zero, e qua il total fag è 0%. Total. Danny si è tenuto per tutto il trip e fa solo questo cheat day che vedete qua, e oggi stai sgravando, stai mangiando proprio una roba, cioè... Disgustosa. Io invece, lo sapete, un po' più equilibrato, ho mangiato sempre dessert ogni singolo giorno, però in quantità più, diciamo, contenute. Ma oggi, adesso, mi faccio il pre-nanna proteico e poi ci aggiungo magari appunto un cupcake o qualcosa del genere. Allora, prima mi riempio quindi con il dessertino proteico e salutare. Total Fai è lì, ho fatto ad occhio, saranno 40 grammi di proteine più o meno. Ci ho aggiunto una bella porzione di quella panna zero, un po' di mirtilli che sono buonissimi, e accanto ci abbiamo un bel po' di uva, questa qua anche che è buonissima. Mi riempio con questo. Ragazzi, alla fine ho ceduto, cioè, una cosa spettacolare questo cupcake. Così cioccolatoso. Ci ho ricordato che abbiamo ancora tutto questo, che pensate un po', si chiamano protein puffs. 42 grammi di proteine, solo 4 grammi di carbo, e sono tipo le patatine, tipo questo i puff, i cheese puffs, no? Incredibile. No, vabbè, ma tu oggi stai a fare il devasto. Ma voglio un po' di sacco.